Francesca, Giuseppina, Giovanna, Paola, lo so che siete tornati tutti qui perché vorreste sapere quali sono. Scusa, sono i nostri tre spettatori, le nostre tre spettatrici, Francesca, no, Giuseppina, Paola. No, potrebbero essere pochi. Il mio secondo. Qual è il tuo secondo nome? Fabrizio e Mariano, io lo dico tranquillamente. Carino. I tuoi? Adesso vado. Svegli. Allora, vai. Nicoletta, che. No, vabbè, dai, Nicoletta, no, Nicoletta ancora passabile, si salva. Gaiana. Gaiana. Gaiana è il nome di una località fra Castel San Pietro e Bologna. Però. Che era uno dei possedimenti della mamma di mio papà e che io mi devo chiamare Gaiana come la tenuta. Penso forse ti avessero chiamato Medicina, che è una località che si trova sempre nei pressi di Bologna, o Bagnacavalla. Vi rendete conto? Bagnacavallo! Bagnacavalla, perché chiaramente è il femminile. Io mi alzo. Bene, allora. La camera proprio è innamorata di te, guarda, questo vestito verde pisello. Anch'io voglio molto bene la 3. Io vado da quest'altra parte, perché come abbiamo detto proprio in apertura di questa puntata, di prima che sia troppo tardi, stiamo conoscendo un gran talento, un uomo che riesce veramente da solo a fare del cinema ruspante, del cinema rusticano, con tutti quelli che sono però gli ingredienti di un grande cinemaker, di una grande star. Peraltro arriva da una terra molto generosa nei confronti del cinema, che è la Ciociaria, non soltanto per Nino Manfredi ma anche Vittorio De Sica, Gina Lollobrigida. Marcello Mastroianni e tra poco Tony De Bonis. Come tra poco sicuramente anche Tony De Bonis sarà ricordato come tale. Io però. Io sono un modesto artigiano del cinema. Artigiano, lei è un artigiano del cinema. Cioè, chi ci piace fare il barbiere, chi le scarpe, sono artigiano del cinema. Però lei nasce come pugile. Sì, come pugile. Sì. In Germania. In Germania. Quindi sì. Lei è emigrato, anzi, in Germania. Sì, come tutti i ragazzi. Se n'è andato oltre la frontiera, chiaramente. Eravamo 8 figli a casa, ognuno doveva prendere la strada su. Eravamo 8 persone giù. Suo padre cosa le disse? Vai a fare il pugile. Il pugile. È venuto dopo. E si cerca un lavoro, perché siamo troppo qui. Allora io andavo a fare il cameriere a Potenza e poi frequentavo la palestra di pugilato, da lì mi andavo in Germania. In Germania? Sì. Ecco, perfetto. In Germania. Sì. E da lì diventò campione super welter. Chi si intende di box sicuramente sì, sa welter, a quale sì. categoria appartiene. Sì, super welter. E dai super welter ai super 8, il passo com'è? Il passo è stato facile, perché in Germania ho conosciuto Zimmermann, che anche lui era appassionato di cinema. Quindi... Cos'è, una fitta camere? No, Zimmermann. Zimmerum, secondo me, mi perdoni, per carità. Zimmermann. Sì, era un pugile pure lui, quindi amante del cinema. Un giorno allora mi sono messo a scrivere un copione del film Il Partigiano. Il Partigiano. Lui non ci piacque queste idee e quindi abbiamo litigato. Che è detto in squisito dialetto frusinate, Il Partigiano. Il partigiano, che è bellissimo, devo dire, è bellissimo. Sì, sì. Lei è stato coinvolto in questa scrittura di film, sì. Nel remoto 1970, l'anno di Gigi Riva, dei campionati Messico, lei debutta con il primo film. Sì, è Una vita, una lotta. Una vita, una lotta. Era, insomma, è un film che è la lotta che sostenevi per trovare un lavoro, alla ricerca, così, per cameriere, per il cucinato, poi un po' di tutto. Autobiografico, fortemente. Sì. E poi da lì prosegue la sua carriera. Ma la cosa più bella è che lei, i film, non fa parte chiaramente di un circuito di distribuzione neppure autonomo, neppure una saletta di proiezione. A quest'uomo non gli hanno dato niente. Lui fa il piazzista dei suoi film, quindi sì. Se a Frosinone, a Ceccano, da quelle parti, ma presto anche in tutta Italia, perché si sta facendo una buona pubblicità, sì. Sentite, Scampanellare non è il venditore di enciclopedie o comunque di alimenti per cani a base di mucca pazza, è Tony De Bonis che vi vende la videocassetta, vero? Sì, ecco, ci spieghi come fa. Allora, lei va nelle case, vende i suoi film, cosa fa? O li regala? No, regala no. Ogni film costa 10.000 lire. 10.000 lire, ma è un obolo, un'offerta parrocchiale quasi. Questa sera infatti ci sta la proiezione del film a Roma, Cinema Scipione. Azzurro Scipione. Sì, da questa sera, come tutto il mese di maggio. Noi abbiamo scoperto una bella cosa, abbiamo scoperto durante la pausa di Gente d'Internosta che il nostro amico Tony De Bonis è una scoperta d'arte di Silvano Gosti, sì, che certo, tre giorni fa è stato nostro ospite. Sì. Com'è nata la conoscenza con Silvano Gosti? Silvano Gosti allora sta girando il film nel più alto di Cielo a Roma. E quindi andando cercando questi cinematori per inserire nel programma La Macchina Cinema insieme a Marco Bellocchio, Sandro Petraglia e Stefano Urlo. Lì siamo nella Rete 2 Rai di Massimo Fichera, questa è storia 76, se non mi sbaglio. 76. Portai il film Partigiano, dove facevo 4 parti, perché non c'è stato un attore, là all'inizio, là in Ciociaria, si vergognava, nessuno si vuole prestare. Lei che parti faceva? Facevo il partigiano, il tedesco, l'ufficiale tedesco, e tu un po' di tutto. Poi cambiavo, scappavo, facevo un po' di tutto così. Mettevo la cinepresa sul treppiede, mi cambiavo e facevo il partigiano. Quindi è stato un film che
subito fu presa da Silvana Costa e fu inserita nel programma La Macchina Cinema. Ebbe un buon successo. Lei peraltro esordì con questa trasmissione, perché proprio la prima puntata fu ospite mattatore di questa puntata. Sì, un'ora La Macchina Cinema. La Macchina Cinema, che chi ha qualche annetto in più come me sicuramente si ricorda. Sì, poi fui ospite di Domenica Inn, con Corrado. Sì. Questa è stata la sua carriera negli anni 70. Poi sono stati a Montreal, al Festival di Montreal. Però. Sì. E poi 2 anni fa abbiamo fatto una rassegna cinematografica, tutto de bonus, al Teatro San Martino di Buenos Aires, che ha avuto un grosso successo. A Buenos Aires, quindi siamo in Argentina addirittura. In Argentina, sì, è stato un bel successo, tutto film amatoriale, film del popolo, film fatti con pochi soldi, artigianalmente, la gente insomma faceva una fiera così. Ha aderito. E ho incassato i primi soldi, questa è la verità. Non diciamo quanti. Sì, questo è vero, sì. Ecco, dopo anni di duro lavoro, dopo anni di abbandono totale da parte delle istituzioni di tutte, finalmente Tony De Bonis. Siamo stati ricevuti dal presidente della Repubblica Menem. Però. Che c'è il film mio Tarzan, La Macchina di Ceccane, si è messo a ridere proprio. Ah sì, proprio in maniera del tutto spassionata. I suoi film hanno peraltro dei nomi molto particolari. Io qui vedo addirittura Ritorno al Pugilato, questo è del tutto autobiografico. Poi Da Napoli a Frosinone con amore. Sì. È un viaggio sentimentale. Sì, di un napoletano che viene a Frosinone a fare il cameriere, si innamora di una ragazza ciociare e ci resta. E ci resta, cioè ci resta stecchito. No. Come ci resta? Si innamora perfettamente, è il cupido che perfora il cuore. Poi qui abbiamo Tarzan nella macchia di Ceccano. Sì, questo forse è stato il film che mi ha dato più soddisfazione. Anzi, io direi, visto e considerato che abbiamo qualche spezzone di questo film, di far vedere le creazioni di Tony De Bonis. Se la regia è pronta possiamo mandare in onda. Cineclub Ciociaro presenta. Cineclub Ciociaro, ecco, presentato da Gaia Ferrara. Sì. Presenta, vediamo un po', lo dica lei, lo presenti lei Tony. Tarzan nella macchia di Ceccane. Ecco Tarzan. Questo è Tarzan. È nel turbino che ha 74 anni e pesa 43 kg. È uno scheletro. Sì. Ecco cos'è. Le musiche di chi sono? Questo è musica pure così, da autore locale. Locale. E lei fa lavorare tutti? Lì. Tutti lavorano. Il mio cuccioletto. C'è la tigre. Questa tanza. Ma cattivo. Poi ci metto pure la voce di animale. Faccio tutto, faccio due o tre voci, tutto voce a me. Il rumorista? Sì. Poi lo scopriamo presto. La voce del tacchino è sua? Sì, 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 tutto mio. Vedi, lui è avanti nella foresta. Lui sta sognando. Anche il rumore dell'acqua? Sì. Quindi è un rumorista. È tutto fare. Un uomo di celluloide. Vero e proprio. Incontro questa. Lui sta sognando, però vedi? È tutto un sogno, il film bisogna vederlo. È chiaro. Lui è stufo della società, della moglie che gli rompe scatola la mattina alla sera. E se ne va dalla macchina di Ceccano. Ecco, vedi. Allora sta sognando che lui scappa. Lui scappa con una, con chi? Gina Lollobrigida, chi? Sì. No, non lo fanno bene. Susan Caster. Ecco, c'è una scena anche Osè, vediamo. Sì. Ed è un erotismo ceccanese. Ceccanese, sì. A Ceccano, alza l'audience questo. Sì, guarda. Anche a San Marino e Rimini, sì. E Bologna. Sì. Questa scena abbiamo girata al fiume di Ceccano, ma era il mese di ottobre. E faceva un freddo tremendo. Quella ragazza, lui che vede. Eh sì. È stata una scena tremenda. Abbracciato questa ragazza qui. Nel fiume invece poi era tutto un sogno praticamente, tutto un sogno, mi schizza l'acqua, la ragazza con dolcezza, mentre si sveglia invece era la moglie che annaffiava le patate. Annaffiava le patate la moglie. Lui quindi sogna di essere irrorato da questa splendida fanciulla procace e invece trova la figura austera e giunonica della moglie che innaffia le patate nell'orto ceccanese. Ceccanese si ringrazia, ti pozzi una china. Come dice, scusi? Te pozzi una china a te mamma. Te pozzi una china. Con la voce. Mamma, perché significa... lui purtroppo il doppiaggio. Sveglio. Era tutto un sogno. C'era la moglie che innaffiava le patate. Allora... Ed è veramente un risveglio drammatico. Ecco, vedi adesso. Può far vedere. Scappa di casa. Imparerai. Questa non dimenticherai mai che hai conosciuto Tarza nella macchia di Ceccano, il famoso Tarza che Tarza
È impressionante. È un uomo che protegge tutti gli animali, re delle foreste, Peppe Tarzan. Ecco, questo è il Tarzan della macchia di Ceccano, bravo. Tony De Bonis, che tra gli altri nomi, le altre sì. nomenclature particolari, c'è anche un ragazzo chiamato Antichità. Chi è questo? Uno demodè proprio, fuori dai tempi? Sì, è un bambino che ha scoperto delle cose antiche, così, queste... Ecco, ma quello che impaurisce tutti quanti i giovani attori, aspiranti attori, sì. Che vanno a fare i provini, è quando vengono formati i casting, una parolaccia, che significa poi avere una sorta proprio di promemoria, spesso sul computer, spesso su videocassetta, di volti e di particine che vengono interpretate. Okay. Lei, i suoi casting a Frosinone, come li fa? Li faccio... sulla strada, così. Sulla strada. Sulla strada. Allora lei passeggia. Passeggio, poi trovo la gente che se arrivo alla piazza di Ceccano, tutti mi conoscono ormai dopo 44 film, sono 25 anni, voglio, come dire, boh, se allora quando è il prossimo film? Aspetta, se che ho finito adesso. Fammi respirare, che cazzo. E allora ecco, dice, mo, martedì infatti prossimo faremo dei provini per il film Il Giudizio Universale, già ce ne stanno 150 persone. Però. 150 persone tutta la provincia, si diverte. Quindi si autocarica. Viceversa, sta gente il cinema non lo potevano fare, perché io stesso, quando sono andato a Roma la prima volta, mi ricordo, alla stazione Terme ho letto cerco attore e attrice per un colossale film. Porca madrasca, che ho fatto? Ho trovato il lavoro. Mi presento da questo qua. Non fa di provino, come guardi questo. Chiama Mario, ecco il tipo che andiamo cercando noi, guarda che volte, facciamo fare i tedeschi. Io sono tutto contento, però guarda, i soldi non sono molto. Ti diamo 300.000 al giorno, però vitto alloggio a carico nostro, quando sentite così, 300.000 al giorno. A Roma, no, via Gianni Colenza là. Ah, Gianni Colenza, sì, una zona di Roma. Allora dice, fateci fare le foto, fare le foto, un sacco di soldi sono messi. Dice, paghi foto, libri sui attori, quello e quell'altro. C'è rimesso alla fine. Era tutto fregatura, no. Non mi hanno mai chiamato. Lei però non paga gli attori. E poi l'hanno arrestato a questo Dario Giacomero, si chiama. Ma i venditori di patacche purtroppo, sì, le cosiddette sole, allora, cominciano a comprare. Il cinema lo faccio da solo, mi piace fare il cinema da bambino, l'ho fatto da solo, questa è la storia di tutto. Quindi a sta gente ci dà la possibilità di esprimersi, poi organizzare anche un festival, perché poi bisogna premiare sta gente, sennò finisce tutta la cosa. Che festival? Saranno moltissimi attori a Frosinone. Sì, sono tutti attori. Tutti attori, una città di attori. Che festival è, Tony? Il Festival Cinematografico Nazionale, La Ciociara si chiama. Sono 23 anni che faccio questo festival, partecipo con questi film, facciamo la giuria, così diamo i coppe, medaglie, il diploma, e tutte le case di questa gente qui hanno il diplomino, la soddisfazione. Però, sono tutto contento. Fanno vedere i parenti quando arrivano, hai visto che cosa guadagnato girando il film? Il primo premio, dice, per il film Cengi Bambir. Lei non paga, ma paga con un piatto di tagliatelle, va detto. No, fettuccine. Fettuccine con salsicce. Vuoi dire? Ed è una cosa straordinaria. Bravo, Tony De Bonis. Torneremo a parlare con lui anche con Paolo De Nicoli durante il prosieguo di questa puntata di Prima che sia troppo tardi. Esatto, adesso passiamo all'argomento.